Ah, che traghettava! Traghettava! Siamo davanti alla Torre d'Ercole. Certo. Quindi, avete visto quel film di Troia? Quello con Brad Pitt, Orlando Bloom? L'hanno girato da noi. Molto leggero sulla barca, È bravo. È una cosa particolare. Avere il traghettatore qui, secondo me, Vabbè, io non ero lì. C'entra con le leggende, no, del ciclo mitologico di Ercole. Ercole, secondo la tradizione, era un semidio, quindi per provare che era degno, no, di essere considerato un semidio, ha dovuto fare quelle, come voi lo chiamate, le 12 fatiche di Ercole, sì, i 12 lavori. E uno di quelli era quello di attraversare la laguna Stigia, che è quella che separa il regno, no, dei vivi e quello dei morti, senza pagare lui e senza essere morto, per poi andare dal cane Cerbero, quello che proteggeva le porte dell'Hades, no, dell'inferno, e ucciderlo e poi tornare. E questa è la nostra versione di Caronte. Questo è fatto da un scultore locale che si chiama Ramon Conde. Se vedete altre sculture sue, andrete a Pontevedra, uno di questi giorni, dietro al comune di Pontevedra, ne vedrete un'altra che è sua. Lo vedete benissimo perché la faccia è la faccia sua. Lui mette sempre la faccia sua su ogni scultura che fa. Ci mette la faccia? Le tette no. È la faccia soltanto.